guide per scaricare Horizon World nei paesi non autorizzati e anche come utilizzare i VPN per avere una libreria di un altro paese. Allora, i passaggi fondamentali saranno questi: scollegare l'account Facebook all'account Meta in modo tale che così non riesci più a rintracciare la nostra posizione ufficiale, poi attivare una VPN, che è una VPN gratuita che ci permetterà di andare sull'app o con questo e di scaricare il gioco. E una volta attivato il visore, noi ritroveremo il gioco da installare nella libreria del visore. Allora, come prima cosa, andiamo in MetaQuest, così vi mostro che dal mio profilo non è possibile scaricarlo. Infatti, me lo dà invalido, non disponibile. Ok, una volta qui. L'applicazione di Oculus e andiamo su Facebook. Allora, su Facebook, come prima cosa andiamo in impostazioni privacy, impostazioni, dettagli personali. Ecco qui, account. Qui cliccheremo su rimuovi l'account Facebook. Ok, ci chiederà di se vogliamo rimuovere l'account, e l'account e confermeremo nuovi. Ok, in questo modo è stato rimosso l'account Facebook da Meta. Adesso non mi ha chiesto la password perché io già l'ho fatto, altrimenti avrebbe chiesto la password dicendo che, dato che mi ero disconnesso da Facebook, ci voleva una password nuova per l'account Meta. Quindi, dopo aver fatto questo, chiudiamo Facebook e io ho già scaricato una VPN, quella che vanno tutte bene, però quella che è più veloce e semplice è Thunderbird. Non ci serve che dobbiamo avere tanti giga, difatti l'ho impostata per scaricarla dagli Stati Uniti. E così. In questo momento sono connesso negli Stati Uniti, quindi chiudiamo qui, rientriamo nell'applicazione Oculus Quest. Io vado ricerca ed ecco qua. Da qui adesso è possibile scaricare Horizon. Una volta che clicchiamo scarica, andrà direttamente nella nostra libreria, del MetaQuest, dove ci permetterà di installarlo. Poi, un'altra cosa che è utile è che, tenendo attivata la VPN, possiamo anche accedere alla libreria di altri paesi, per esempio Xtravium, che è un'app che americana, e quindi possiamo scaricarla. Ma poi anche nello store dovremmo trovare tutte app anche dell'America, come BeWinReal, un'altra app americana. Una cosa importante: non c'è bisogno, una volta scaricato il gioco, una volta che si è scaricato il gioco, non c'è bisogno di tenere attiva la VPN. Una volta che abbiamo cliccato su scarica, possiamo anche disattivare la VPN e andare sul visore. Un'altra cosa molto importante è che possiamo anche attivare la VPN sul visore e scaricare un'app grazie a SideQuest e tutta la procedura che si conosce, che si può tranquillamente vedere su altri video su YouTube. Una volta che mettiamo la VPN, la possiamo attivare e avere la libreria direttamente sul visore. E logicamente usiamo lo stesso sistema. Una volta scaricato
il programma stacchiamo la VPN, una volta cliccato su scarica possiamo staccare la VPN, perché tanto ci risulterà acquistato e che deve essere solo scaricato, quindi non andrà a guardare più in che paese stiamo. Questo è quanto, spero di essere stato utile.